Allora, iniziamo con, cioè vi vogliamo illustrare il resoconto della riunione di oggi. Riunione di gruppo, sono venuti praticamente quasi tutti i 163 parlamentari dei due gruppi 5 Stelle. Gli argomenti all'ordine del giorno erano la comunicazione esterna, le competenze e i collaboratori. Relativamente alla comunicazione esterna abbiamo definito delle linee guida condivise, noi lavoriamo sempre in questa maniera, portiamo delle proposte all'interno del gruppo, vicino, e ne discutiamo, dopodiché votiamo ed esce una linea condivisa. La nostra modalità di lavoro lo facevamo e lo facciamo nei nostri gruppi locali, lo facciamo anche adesso all'interno dei gruppi parlamentari. Io e Vito, che siamo i due portavoce pro tempore, e saremo i vostri interlocutori e appunto troviamo il sistema di collaborare per i prossimi 3 mesi, quantomeno, che è il periodo del nostro incarico, e per le tematiche nazionali, quindi ovviamente per tutto quello che saranno, poi saremo noi a comunicarvi le decisioni politiche che il gruppo e la rete attraverso il gruppo e attraverso di noi prenderà sulle varie tematiche che affronteremo. E mentre i nostri colleghi, deputati e senatori eletti saranno presenti nel territorio dove ci sono le vertenze locali che noi abbiamo sempre seguito in questi anni e che stiamo continuando a seguire, e saranno loro, in occasione di giornate particolari, eventi particolari, occasioni che si creano, a illustrarvi, a comunicare con voi relativamente a quelle che sono le posizioni del 5 Stelle sulle varie tematiche relative alle stelle o sulle tematiche locali che ci stanno interessando. Il canale ufficiale dove usciranno i nostri comunicati stampa è la parte dedicata al Parlamento sul blog del Movimento 5 Stelle, dove in questi giorni noi abbiamo già pubblicato un paio di comunicati relativamente appunto a una richiesta di un po' allentare questa pressione che c'era proprio per organizzare il lavoro in tranquillità e anche relativamente alla ricerca di collaboratori. E che poi insomma vi illustrerò nel punto fra due punti. Per quanto riguarda il discorso competenze, si è creato un gruppo di lavoro creato sempre da noi, quindi da deputati e senatori, che nei prossimi giorni studierà voce per voce quelle che sono le competenze dei parlamentari. Creerà i criteri per operare tutti quei tagli e quelle riduzioni per i quali noi ci siamo impegnati in conferenza stampa e che per noi sono imprescindibili per riportare la politica a una funzione di servizio civile e quindi non più un ingiustificato arricchimento, ma una giusta retribuzione per un periodo della propria vita che i cittadini dedicano allo Stato e alla comunità. Come diceva già Vito durante la scorsa conferenza stampa, noi vi invitiamo poi a esattamente a livello di gruppo le modalità di riduzione, una conferenza stampa dove dettagliatamente vi illustreremo le modalità con cui intendiamo operare e vi preghiamo fra 3 mesi di effettuare tutte quelle verifiche sul nostro operato per vedere se effettivamente siamo stati coerenti con gli impegni presi davanti all'opinione pubblica, davanti a noi stessi prima di tutto, ai nostri concittadini e agli attivisti 5 Stelle e agli elettori. Punto collaboratori. Avete visto nei giorni scorsi che è uscito, forse penso per la prima volta in assoluto, un annuncio di ricerca di collaboratori del gruppo parlamentare, in maniera trasparente. Abbiamo richiesto delle professionalità specifiche che ci aiutassero nel nostro compito di legislatori e che aiutassero anche quella che è la vita del gruppo, perché comunque il gruppo parlamentare ha degli adempimenti amministrativi che deve rispettare e presuppone quindi la presenza all'interno del gruppo di figure tecniche come possono essere il direttore amministrativo o il revisore dei conti. Speriamo appunto di in tempi brevi di riuscire a chiarirci, no, chiarirci le idee, insomma, di trovare i curricula migliori, di contattare queste persone, di incontrarle organizzando degli incontri di selezione
e quindi di trovare i nostri collaboratori che devono essere i migliori, i più preparati, i più onesti che il mercato possa offrire. Dimenticato qualcosa, Vito? Assolutamente no, va bene così. Per noi abbiamo, cioè, quello che dovevamo dirvi era questo, ecco, sull'esito della giornata. Ah, ecco, sulla quantità ci stiamo anche lì lavorando, ma cerchiamo più o meno un gruppo per fare l'ufficio legislativo che sarà composto da almeno una persona per ogni commissione, più alcuni per una segreteria di organizzazione. Questo è più o meno, diciamo, lo staff tipico di un gruppo parlamentare. E, giusto per commentare una comunicazione appunto di servizio, è stata proposta, appunto, è uscita questa notizia, è stata proposta un'iniziativa che era quella di una passeggiata verso il Parlamento per soddisfare un po' la richiesta che era venuta anche da molti cittadini di accompagnare i parlamentari neoeletti al Parlamento, in quanto si sentono un po' tutti da noi, diciamo, rappresentati, volevano simbolicamente entrare, ma come tutte le nostre decisioni l'abbiamo discussa, ci siamo confrontati e abbiamo valutato di non fare questa iniziativa per vari motivi. Comunque, ecco, questa è stata la nostra scelta, giusto per rispondere anche un po' alle richieste che hanno girato nei media stamattina. No, veramente non c'è una voce una che si è alzata a proporre, ragazzi, perché l'avevamo parlata la volta scorsa, avevamo definito e per noi la questione è questa, veramente non c'è stata una persona, una voce che si è alzata per sollevare questa questione. Ovviamente essendo in collegamento anche noi con i media in tempo reale abbiamo letto questa cosa, siamo rimasti abbastanza colpiti, però guardi, veramente non c'è stata una voce una che si è alzata. Prima della riunione, quest'altro catalano ha detto proprio dalla telecamera che comunque il movimento Allora, ho parlato con Ivan proprio perché a un certo punto mi ha detto: ma guarda, io ho detto questa cosa, adesso la vedo rilanciata in questa maniera. E mi sono fatta spiegare effettivamente cosa avesse detto e cosa più vicino mi veniva. E appunto che cosa gli fosse stato chiesto e che cosa avesse detto. Mi dispiace, tra l'altro gli ho detto vieni in conferenza stampa così spieghi la cosa, mi ha detto ho un treno alle 6:30, me ne devo andare. Comunque la sua risposta, eventualmente insomma, verificherete con i vostri mezzi, era assolutamente quella che all'interno del movimento, un po' come dicevamo prima, la dialettica è fondamentale. Non c'è però una discussione né all'interno dei gruppi né all'interno in realtà dei nostri forum, perché noi abbiamo presentato un programma per il quale siamo stati votati e nel programma e nella nostra identità c'è sempre stato scritto che noi comunque non facciamo alleanze con i partiti. Quindi non ci sono più margini, Non ci sono mai stati veramente margini? No, a meno che appunto facciamo un governo 5 Stelle e saremo noi a chiedere agli altri di darci la fiducia sui nostri punti. Da soli, da soli, governo 5 Stelle. Ma i motivi, siamo confrontati un po', abbiamo discusso sull'opportunità o meno, tempi stretti, un po' di esigenze diverse, insomma, abbiamo preferito non farla, ma non ci sono stati motivi di dissenso che altro. Semplicemente abbiamo valutato, no, è meglio non farla, appunto. Come tutte le nostre cose, a un certo punto si sono espresse due pareri, no, è meglio non farla, sì, è meglio farla. Va bene, votiamo per alzata di mano i presenti, abbiamo deciso a maggioranza di non farla. Ecco, una cosa semplicissima. In merito, pardon, sì, su quella che sarà la nostra proposta sarà questa. L'unica nostra proposta è un governo a 5 Stelle, a Napolitano, ecco. Sì, confermiamo. Comunque esistono
Allora, innanzitutto noi non stiamo facendo, non stiamo operando una scelta, stiamo semplicemente confermando quello che è stato detto fino adesso in campagna elettorale, prima e dopo. Quindi chi ci ha votato aveva ben chiaro questa situazione. Io posso, devo smentire questa cosa, nel senso che non è assolutamente così come viene dipinta questa mobilitazione o che è per un appello affinché noi facciamo questa alleanza, in quanto la maggioranza dei messaggi che riceviamo sono tutti di sostegno al continuare su questa strada. E veramente sono molti, ma molti di più di quelli che ci propongono altro. E nella maggior parte dei casi chi propone altro è chi ha votato PD. Allora, non è importante il nome del Premier, perché questo è un altro... dicendo, non è importante il nome del Premier, ma quello che importa sono i 20 punti di programma. Se Napolitano dovesse accettare un governo a 5 Stelle, non accetta una persona, accetta 20 punti di programma. Se Napolitano accetta un governo a 5 Stelle, accetta 20 punti di programma, non un nome. Se accetta quello... accetta quello. Ripeto, se Napolitano accetta un governo a 5 Stelle, deve accettare 20 punti di programma, non un nome. Ok, che non è importante il nome. Non abbiamo in questo momento deciso che nome proporre, in quanto, ripeto, è per noi indifferente il nome, ma contano i 20 punti. Questo è... No, ripeto, No, sto dicendo che non abbiamo valutato questa opzione, in quanto stiamo lavorando sui 20 punti di programma. Se sui 20, allora, se nelle, in quanto stiamo lavorando sui 20 punti di programma. Se sui 20, allora, se nelle consultazioni sulla base dei 20 punti di programma il presidente Napolitano dovesse dire sì, ok, vogliamo un governo su questi 20 punti di programma, in quel momento saremo pronti per comunicare il nome del candidato, cioè del Premier o del Presidente del Consiglio, di chi formerà il governo e del governo per intero. Sui 20 punti di programma, sì. Abbiamo sempre dichiarato che sulle idee noi lavoriamo con chiunque, quindi le nostre idee in questo momento sono sintetizzate nei 20 punti di programma. Sono i punti che sono, è il programma che crea le alleanze, non sono alleanze in realtà, è il lavoro, è un lavoro congiunto, è un impegno congiunto delle forze politiche sul nostro programma. Si chiama semplicemente, c'è un punto, non si chiama l'alleanza. Non si chiamano alleanze, si chiamano, abbiamo quei 20 punti, li vuoi portare avanti con noi? Sì, punto, è molto semplice, sì, no. Chiamiamolo impegno delle varie forze politiche in modo trasversale agli occhi dei cittadini sui 20 punti che vanno a formare il programma del governo, ok? Grazie. Ci mandi un curriculum e lo valuteremo, insomma. Non riesco a vedere questo o vi assiederete agli interlocutori del programma?
Sulla vicenda di Bari della Bridgestone c'è un deputato pugliese che infatti poco fa ci ha informato che lui sarà presente nei prossimi giorni, dove ci sono delle tematiche locali che rientrano. Allora, noi abbiamo un programma che non è come fanno i programmi dei partiti, tutto lo scibile onnicomprensivo. Abbiamo un programma su dei punti precisi, la tutela del lavoro ovviamente è uno di questi. E a quel tutto quello che manca nel nostro programma noi ci rifacciamo alla Costituzione che è il nostro faro. Quindi nel momento in cui c'è un problema legato ai lavoratori e siccome la nostra ad articolo 1 è ancora una repubblica fondata sul lavoro, noi siamo lì accanto ai lavoratori. Ma sinceramente, a parte che non ho letto questo appello, perché solitamente non stiamo a leggere questo tipo di appelli, l'appello forse dovevamo farlo noi, cioè l'abbiamo fatto più volte noi a loro, votate Movimento 5 Stelle prima e non votare PD per poi chiedere al Movimento 5 Stelle di fare da stampella al PD. Un vostro senatore ha scritto sul forum di Unitap che alla riunione di lunedì scorso Casaleggio avrebbe detto che in caso di alleanze lui avrebbe abbandonato il movimento. Ce la potete confermare? Se no, Allora, confermo benissimo quello che ha detto il nostro senatore, ma non è una cosa scandalosa. Il nostro senatore ha semplicemente cercato di far comprendere, tra l'altro è una mail mandata all'interno degli attivisti, di far comprendere il ruolo di Casaleggio in quel caso e come si era rapportato agli eletti in quella riunione che non aveva, diciamo, imposto una sua posizione nel senso del cacciare, come qualcuno potrebbe pensare, se non fai come ti dico io ti caccio, ma anzi, paradossalmente aveva detto, se il Movimento 5 Stelle prende una strada diversa, io mi allontano come potrebbe fare chiunque altro. Adesso rispondo. Allora, il PD non ha fatto nessuna proposta. L'unica cosa che ho pubblicato è sul mio profilo Facebook, ma era semplicemente per informare tutti in maniera diretta e immediata di una telefonata. Una semplice telefonata di un esponente del PD a nome ufficiale del PD in cui ci comunicava semplicemente quello che poi hanno comunicato in conferenza stampa, che lunedì si incontrano e dal giorno successivo chiederanno agli altri capigruppo. Quindi a noi era una telefonata istituzionale nell'ambito dei normalissimi rapporti che si istituiscono tra i vari gruppi, ci comunicheranno i nomi dei loro candidati presidente e basta. Ecco, tutto qui. Questo è stato l'unico tipo di contatto che abbiamo ricevuto. No, semplicemente ci comunicheranno i loro nomi. Ecco. E sono le ultime due domande e basta. Allora, noi abbiamo effettuato la più ampia consultazione che potesse essere possibile, ben oltre i nostri attivisti, attraverso il voto. Quindi chi ha scelto Movimento 5 Stelle, ripetiamo, ha scelto una linea politica ben precisa.